Roma non fu costruito in un giorno, però alla fine stiamo facendo pezzo pezzo questa città come la più bella del mondo. Questa mostra inaugura la primavera romana. La rigenerazione di Roma parte dalla sua rinascita. Perché a Venezia la gloria, a Basilea il mercato, a Roma l'eternità. Questa mostra Cross the Streets del 2017 al Macro mi fa venire in mente solo una cosa, il luogo comune della cinematografia dei supereroi, ovvero ve l'avevo detto. You know, street art didn't start on my generation. Street art started in way before that. Now is I'm invited to do graffiti all over the world. The galleries never really intended to just point us as qualified. Siamo partiti dalla strada e ci ritroviamo in un museo raccontando tutto quello che in questi anni abbiamo fatto nella strada. Se sono artista adesso, lo ero pure prima, che ero solo un vandalo, e se rimango un vandalo, cioè. Sempre queste classificazioni tra street art, graffiti, cose. Cioè, io mi considero un artista a 360 gradi, non, cioè, le etichette poi non mi convincono mai più di tanto. Cioè, io non mi sento artista, ero un graffitaro e sono rimasto un graffitaro. Diciamo che mi sento uno che sta qui dentro mezzo per sbaglio, capito? Quanti anni è che uno, cioè che una mostra così con la grida con tutti questi vetri dentro la museo, ma quante volte avete visto in Italia? Quindi, cioè, uno deve andare pure per tappe, nel senso che facendo una mostra così, cioè, no, io non sono d'accordo, su questo non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché se uno fa una cosa, è fatta come deve essere fatta, capito? Non è questione quando è stata fatta, se è stata fatta o no. Lifestyle that we don't need permission, that we do what we want. It gives us a lot of freedom. That's what I bring with my work. I was messing around in high school. Mm-hmm. I'm 29. 29. Yeah. So I've been doing it for, you know, at least a while. You know, 9 years, 10 years. We are all speaking the same language. It all comes down to the letter. There are new types of graffiti, but I still stay with my kind, which is about speaking about who I am in Los Angeles. I bring the cholo graffiti style, which is about identity, is about being pride in your community. How do I show pride? By making my letters strong and straight, and we only paint in black and white. The problem of time, well, that's the original one. Yeah, that's the original one. Everything started there here. Yeah, and then that was the first screen print on a T-shirt that I made. You know, and then just wrote that history. Stuff. Very, very crude, but yeah, it's history. The museum. That was the Dead Kennedys "Kill the Poor" 7-inch back art by Winston Smith, where all he did was change the Munch to the atomic. Yeah, exactly. Nice. Nice. Very cool piece. If you take any of my work, you will never see my real name. I will never put a date.
So I never intend to be there forever. I intend to be there and get lucky to interact with the people or get some sort of action, so the people could just be surprised by my work. You know, I never intend to make money through my work. I was just passionate to do stuff. Yep. That's good. Perfect. Because I didn't have money. And I used to find leftover of a roll of paper from photographer and studio. You want me to wait for that? Can you hear the sound over there? Io ho l'impressione che negli anni 90 c'era un periodo che ci sparavano, te giuro, tutte le sere andavamo e ci sparavano, in una settimana magari ci sparavano quattro volte. Sparato una serie, proprio serie, proprio che dici, va sparato una serie dei colpi d'arma da fuoco, una serie, proprio pam 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 pam. Quindi ci siamo accorti che c'era appunto un buco dietro la spalla e un buco davanti. Joe della BDTRV, The Riot Vandals. I graffiti oggettivamente sono una cosa molto vecchia, hanno quasi 50 anni, non sono più una novità. Ma una delle ragioni che ritengo perché a Roma ci sono molti graffiti è perché anche c'è molta disoccupazione, nel senso che le persone hanno molto tempo libero. Questa è Mario, guarda io. Non c'è mica sulle fanze questi. Dove sta la pantalona? Panda Sensai. Vabbè, questo sono io. Questo sono io. Ah, sì. Pensavo che poi facciamo i pezzi uguali comunque. E questa è cosa? È un... Esatto. Chats said, who is a legendary artist from Los Angeles. Because one thing that is very interesting here, that we all talk about New York, but Los Angeles, the city of angels, were before. When graffiti started in the world, it was about a New York style. And I give my respects to New York, who started in the 1970s. But our graffiti started in the 40s, and we had different reason why we started it. It was to be identified, to live, to exist. The illegal side and the legal part, that for me it was like one thing. I mean, it's still my name, it's Dime, it's still my letters. Back then I painted at night illegally, at daytime I did canvases, gallery shows, but I came more from like photorealistic things, so I started to combine this photorealistic idea with lettering style. È una settimana che mi dice che domani mattina mi dai test. Se ti mandi un messaggio come io ti ho parlato prima di andare via. Allora domani. Gli ho detto sì, ma tanto ormai lui è nel torto, quindi se non facciamo in tempo. Non diglielo qui che è nel torto. È nel torto. Leggenda divenuta realtà, la metropolitana di Roma. Saluto del sindaco ad Einaudi che taglia il nastro. I misteri del sottosuolo della città, ville e statue, si varcano in elettrotreno.
A San Paolo si esce all'aperto, ci si lascia dietro le spalle la piramide Cestia. I romani non sanno che cosa è successo a Roma, o comunque non sanno leggere i muri della loro città, non capiscono che cosa succede sui muri della loro città. Piaccia o non piaccia, la storia va scritta, la storia va raccontata, e la metropolitana di Roma è storicamente quella che è stata dipinta più a lungo. Roma adesso ha raggiunto il 25° anno di un sistema metropolitano di metro che gira dipinto, come a New York negli anni 70-80, però New York c'è avuto una storia che è durata 18 anni di treni non puliti. Da quando io faccio graffiti, sinceramente ho visto mostre, ma mai con un dipinto, un graffito vero all'interno, quindi non so, forse aspettavano noi, o non lo so. Mi sono sentito di portare quello che faccio in strada fondamentalmente da sempre, quindi calcolando che sono 30 anni che dipingo, direi pure che è ora, almeno nel mio caso. Oh, ciao bello, scusate, saluto un amico. Fa un'intervista, stanno fa, come da me che saluta per bene. Il fatto della rivalsa, dell'entrare nelle gallerie, è una cosa che veramente non mi interessa. Non mi interessa perché? Perché io i graffiti li ho sempre fatti per me stesso, per i miei amici e per le persone che potevano capirli. Questo è un altro tedesco che si chiama Evol, e lui lavora la alienità delle metropoli, ossia attraverso il recupero che a Roma è molto famoso del ciclo si chiama Evo? Evol, E-V-O-L. E? V Verona O L. Evol. Then if you need more, ask me. I have also a small one, if you prefer. Yeah, small, it's not already, this is small, but... So there's... And then for... passato dal fare una scritta che per la maggior parte delle persone è incomprensibile al disegno vero e proprio, quindi al figurativo, a un qualcosa che immediatamente viene recepito dalla retina, e quindi da lì scatta il ah è bello, ah è interessante, ah è brutto però è fatto bene, quindi scatta un coinvolgimento a livello critico che rende partecipi gli altri, non li esclude, ed è lì che c'è il passo che fa cambiare tutto. La gente ha iniziato a interessarsi alla street art perché parla un linguaggio comune a tutti. È un gioco. È iniziato tutto come un gioco, continua ad essere un gioco. Nel 1998 ho fatto un viaggio negli Stati Uniti, sono stato a New York e ho visto questa nuova evoluzione degli sticker, dei poster messi in giro da Shepard Fairey, e quando sono tornato ho pensato che poteva essere interessante fare lo stesso tipo di ricerca anche in Italia. All'epoca c'era molto poco di street art, quella che adesso viene chiamata street art, eravamo in 4-5 persone a farla, sono passati tanti anni, sarà stato almeno il 2009-2010 prima che iniziassi a sentirmi fare i complimenti mentre disegnavo per strada. Ho metto la firma, ho finito. Te ne vuoi? Vabbè, oh, ma alla fine lei si sta nell'ex, fanno le linee così. Non può fare te. Okay.
I started in 1985 back in France. Ho iniziato quando si facevano i graffiti e basta a Roma, fine anni 90, perché sì, sono stato beccato dalle guardie fine anni 90. I started in 1969 doing graffiti, but I was copying what was there before. Then I moved to New York. New York was about our city, about being famous, about riding on trains and all that. I had this kind of like a need to do something more involved with the city. And I was 21 years old, so it was the 90s. Do you mind if I do something on it? I'll show you, look, this image. It's nice. She's half naked. This what is paper and glue. Yeah, you let me? Thanks. Another time. Dai, riniziamo. I started painting 89. After that I didn't stop. I graffiti sono durati molto poco perché non è che ero proprio bravissimo, quindi ho smesso subito. Diventava quindi naturale girare da una parte all'altra della città e dipingere, al posto di fare una tag, uno dei miei characters, una delle mie faccine. No, ho iniziato per caso veramente. Mio padre, che c'aveva un negozio di frutta e verdura, e mi ha detto di, se volevo fargli la serranda, dipingerla così. E allora questa scusa mi sono fatto comprare i spray, io ho fatto la serranda e poi col resto ci sono andato a dipingere in giro. Ho iniziato a fare i graffiti, a scrivere sui muri a 12 anni a Roma. Cos'era? Anni 90, primi anni 90. Punto. L'attacco con la media è una rota. From today, we will fuck the world. Perché spesso è proprio la strada che si accorge prima di tutti gli altri di com'è il polso della situazione. Le fanzine, i cataloghi, i flyer d'epoca, ma stiamo parlando di... Vedi, questo come vedi, una stampa doppia, perché uno andava sopra questo. Ed era l'accoppiata dei posti. È un'idea favolosa, lo metto da me a casa. Cominciamo a proporre l'idea di fare questa mostra. Già dal titolo Fuck You All era un po' un problema, perché all'epoca essere skaters e writers era più uno stile di vita. Art, almeno in quanto architetto, è uno strumento incredibile per cambiare la narrazione della città, cambiare il suo paesaggio. Questa è un'occasione effettivamente al limite, no? Perché è un'arte che viene percepita in maniera gratuita, che sarà in un museo, e quindi forse stiamo lavorando su una soglia di avanguardia da questo punto di vista. Che pippa che sei, Luca! Bellissimo. Ma di queste donne chi rappresenta Alice? Guarda, oh. Il ciccione al centro. No, io lo sai chi rappresenta Alice, scusami. La pizza. Cioè, la pizza. For me a museum is just a public room. It's inside, but it's a public room. Lavorare nella tua città e che la tua città riconosca il tuo valore è... per me vale tantissimo, insomma. Segnato da Roma. Segnato bello, Gagliardo. Sì, poi Francesco, ecco Totti, pallonetto di Meghetta, gol! Roma for life. Pickpocketing and shoplifting and graffiti defacing our public and private walls. They're all in the same area of destroying our lifestyle and making it difficult to enjoy life. Quello
con le fanzine, cioè i writer che si autoraccontano, i writer che dipingono le pareti, i writer che entrano in galleria e fanno le tele, però fanno anche le print, c'è anche la fotografia documentaria di Harry Chalfant, e poi il black book, che è gli sketch, che sono gli altri strumenti del... Cazzo, è un momento importante per Roma. Per questo noi stiamo facendo un tassello, ma la storia che stiamo raccontando esisteva 2000 anni fa. Se andate alle catacombe, se andate a Pompei, se andate in questi posti, i ragazzi all'epoca, nella loro ribellione, nei loro sogni, già scrivevano la strada. Senta, mi scusi se la interrompo, cioè, ma mi risulta che questa mostra dia un grande spazio ai writer. Sì. Ai cosiddetti graffitari. Sì. Allora io non capisco perché uno spazio come questo, una mostra di questa importanza, debba dare spazio a dei vandali, cioè a persone che brutalizzano Roma, la sporcano. Allora, o che siano atti vandalici compiuti in luoghi pubblichi, o che siano compiuti sui monumenti, o che siano compiuti in qualsiasi situazione, non vedo proprio che cosa ci sia di artistico in tutto questo. Mi sembra ottima, ottima cosa, è giustissima. Sta attento perché comunque tu hai voluto i graffiti qua, quindi caccia più tardi prendiamo due spray e facciamo due tag in giro per quindi magari le persone potranno, grazie a questa mostra, vedere questa forma d'arte dalla nostra prospettiva, dal nostro punto di vista. Sì, li guarderà, magari dirà sì che belli, ma comunque non li comprende, capito? Se cambiano idea perché gliel'abbiamo fatta cambiare noi, e allora un traguardo raggiunto. Sempre io rimango, nel senso, sempre quelle cose faccio. Fra 30, 40, 50, 70 anni, quando non ci saremo più, capiranno che eravamo un movimento di artisti intelligenti e che avevano qualcosa da dire. Non vedo l'ora che sia tutto finito, che inauguriamo. Dopo questa mostra, l'opportunità che si è data di farla proprio nel museo della nostra città, nel museo di arte contemporanea della nostra città, sia un passo molto importante. E poi, quando noi, da diciamo semplici graffitari, abbiamo voluto invece diventare artisti veri e propri, ci è rimasto questo background di andare appunto a usare la spazzatura e dargli una nuova vita. Abbiamo cercato di ricostruire l'ambiente della strada. Un incrocio, in fondo la mostra si chiama Cross the Street, e quindi l'arte entra al museo dalla strada e l'allestimento tornerà su strada, c'è questo incrocio di fattori. Guarda quanti miei sassolini! Oh, mazza, oh. Questi saranno 200 kg di sassi, hai capito? Grazie, che figata! Mi piace l'idea della rete, perché la rete comunque in generale è una cosa che divide. Te qua non puoi entrare, oppure divide le persone, divide come i muri, cioè divide gli spazi, questo è mio, te non ci puoi venire. Ma vallo a fa' casa tua, hai rovinato una parete. Ma io quella parete io voglio bene più di te, che te lo del culo che c'è sta la scritta sopra, io voglio proprio bene qua, nel senso che... C'è qualcuno che apprezza la street art, io no. Se i graffiti possono essere considerati, diciamo, l'urlo di una generazione, la street art può essere considerata lo sbadiglio di una generazione. Il fine che ha è guadagnare, è piacere agli altri. I graffiti sono una cosa totalmente diversa, molto più personale. Sono selvaggi, sono troppo selvaggi. Per quello è difficile che la gente li accetti, perché sono proprio selvaggi. Invece guarda
Se uno vuole intraprendere altri linguaggi come la musica, lo sport, anche l'arte, necessita di una conoscenza tecnica più avanzata. Invece i graffiti sono molto semplici, quindi possono essere molto utili per emanciparsi. People really didn't really pay attention of what was going on the street. The internet didn't exist. Però ha anche contribuito a creare, tra virgolette, dei fake. I think a lot of people who do stuff on the street are not necessarily wanted to do things on the street. They just do it because they want the fan, they wanted to be well known. Tramite internet e le cose siamo riusciti a iniziare. Abbiamo iniziato a viaggiare, facevamo mostre all'estero, più che a Roma. Quindi io c'ho un po' sta ho avuto per anni questa sensazione che, che facevo la roba ma nessuno la sapeva. Ve l'avevo detto. No, poi scatterà il super mega selfie. Sì, certo. Scatterà il super mega selfie tutti quanti e la partita di calcetto. Noi siamo diversi, siamo strani, siamo ribelli, siamo un altro mondo magari così, ma noi abbiamo i sogni nostri avvengono e questa cosa. E adesso noi sogniamo, noi cambiamo, noi vogliamo cambiare il mondo nel bene e non nel male. Perché a Roma gli ultimi saranno i primi, questo lo sapevamo noi 2000 anni fa. E questo sono lacrime di gioia e di felicità. Grazie mille. E Zappati, ce l'abbiamo fatta. La gente fa bla bla. Io faccio pam pam, sulla gente penso come gli sta messa. La mia linea protesta, rap industria depressa. Cinque dita per la vita e una matita tempesta. Carico come stoppa al panico panico. Chiuso come Jake sul ring o il beat sul quale alito. Stai bene così, per questo panico ogni limite sì. Non c'è ostacolo qui, se stai a far cinema. Io ho una linea più cinica, sputo su ogni infame che mimica e stimola. Rap graticola in bocca, che apre la testa a una nuova porta. Ma solo per chi...